con il coro Stelle Alpine, eccolo qua. Allora, direttrice, una curiosità, sì. E qui chiamerei in causa il presidente Guglielmo, dov'è? Venga, sì. Presidente, Battazzi, detto Memo. Allora, io volevo sapere questo, perché prima leggevo appunto la vostra carta d'identità e c'era una cosa curiosa, perché dice, segni particolari, la pelle d'oca del presidente. Sì. Noi, perché ha la pelle d'oca il presidente? No, penso siamo l'unico coro in Italia, sì, il cui gradimento e la cui bravura venga misurato con la pelle de galin del nostro presidente. Scusi presidente se rido, però vabbè. Cioè se un canto risulta veramente gradito al nostro presidente, Gli viene la pelle d'oca. E quindi si mette lì, tira su, se c'ha il maglione lungo, tira su maglia, camicia e fa vedere a tutti la pelle d'oca. E se invece non è andato bene, la pelle rimane piatta. Bella, questa cosa mi piace, questa cosa. Volevo sapere questo a questo punto, questo brano, il prossimo che andate adesso a fare... Viva l'amor. Sì. Ecco, questo che brano è? È un brano popolare, sì. Che dice sì, viva l'amor. Il ritornello è tradizionale, lo conosciamo tutti. Viva l'amore, l'amore, eccetera. L'amor che viene, va, ecco. Viva l'amore. Okay. Ma in realtà le parole parlano tutt'altro che di amore, in quanto lei non le vuole più bene. Un classico. Lui le dà tante di quelle bastonate, ma solo il sabato e la domenica. Attenzione. Vabbè, però gli altri giorni no. No, gli altri giorni no, ma lei tenta di avvelenarlo. È tutto un amore, ma l'amore è anche questo. Un amore di quelli cattivi. Un po' di quelli cattivi, sì. Mamma mia. Ma è messo in scherzo, ovviamente. Allora, pronti? Direttrice, le lascio grazie. La postazione. Grazie. Memo, detto Memo, il presidente, vada lì con la pelle d'oca. Il coro Stelle Alpine di Milano, ovviamente, con Viva l'amor!
bene, Memo, venga qua, Memo, venga qua, metta il braccino, faccia sentire, metta il braccino. Le è venuta la pelle d'oca? Allora siete andati bene, Memo. O no? Siete andati bene, quindi, perché ha la pelle d'oca. Presidente, dica qualcosa. Io mi emoziono. Quando sento cantare bene mi emoziono e mi viene la pelle di gallina. Di gallina? Ma di solito si dice d'oca. Presidente, guardi, Memo... Il milanese dice la pelle de gallina. Ah, perché qui parliamo il milanese, vedi, non lo sapevo. Grande presidente, ovviamente, grande, grande il coro. Direttrice, le do questo. Grazie. Volevo sapere se avete un cavallo di battaglia. Non so, tanti cori hanno un loro cavallo di battaglia. Il vostro c'è? Quelli che abbiamo eseguito qui erano tutti i nostri cavalli di battaglia per figurare bene. Beh, no, è importante no, allora. Però abbiamo anche, ovviamente, dei canti che abbiamo nel cuore. Io in particolare alcuni, e quindi se ci fate eseguire anche il nostro canto del cuore lo faremo ben volentieri. Qual è il si chiama Alpini cuore? In Libia. Ah, questo qua che viene adesso, perché sì. Questa scelta di brano? Perché avete fatto brani adesso diversi, più popolari, e questo sì. Qui invece è un brano proprio sì. Di Alpini in sì. Libia. Per, l'anno scorso c'è stato il raduno degli Alpini qui a Milano sì. E abbiamo cantato anche noi in una delle occasioni, in uno dei concerti che sono stati organizzati per l'occasione. E questo canto è stato molto apprezzato, ricorda appunto le battaglie dei nostri alpini caduti in Libia ed ci è rimasto nel cuore, abbiamo avuto un bel successo, una bella accoglienza dai nostri alpini, abbiamo anche noi degli alpini nel coro ovviamente, anche ah, se sì. Siamo... Chi sono gli alpini del coro? Eccoli lì, eccoli uno, due, tre, tre alpini ci sono. Quindi questo è un canto triste. Sì, è un canto triste, ma ricorda, cioè, l'argomento è triste, ma ricorda gioiosamente e anche a volte un po' pomposamente questo successo dei nostri alpini in Libia. E quindi è triste perché, come tutti i canti degli alpini, ricordano degli eventi luttuosi, ma al contempo... alcune parti allegre perché c'è l'orgoglio di avere vinto sulle dune coperte di sabbia. Oh, pronti? Allora io a questo punto saluto. Presidente, venga qui che la saluto subito. Memo Pel di Galina al suo posto. Ovviamente saluto la direttrice Ornella Zampieri e grazie anche al coro Stelle Alpine. E pronti con Alpini in Libia. Piano
fucile in spalla caricato a palla, sono ben armato, paura non ho. Quando hallelujah!